Buon pomeriggio, prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando della vicenda riguardante il Megalo 2. Pescara Punto Zero e Archeo Club Pescara ribadiscono la loro netta contrarietà al progetto appunto del Megalo 2 di Chieti Scalo, del quale sarebbe imminente l'avvio dei lavori. Secondo le due associazioni, l'edificazione del nuovo centro commerciale nella cassa di espansione di Pescara metterebbe in grave pericolo esondazione i comuni più a valle, Pescara compresa, il servizio di Alfredo Primante. Un progetto dannoso per l'ambiente e per il piccolo commercio e pericoloso per la popolazione. Pescara Punto Zero e Archeo Club Pescara definiscono così il Megalo 2, che dovrebbe sorgere nei pressi del centro commerciale Megalo aperto nel 2005. Il nuovo polo commerciale, così come il precedente, dovrebbe essere costruito nel pieno della cassa di espansione del fiume Pescara, in zona Santa Filomena, una parte di Chieti Scalo ad alto rischio idrogeologico. Nella giornata di ieri, il dirigente del Genio Civile Vittorio Di Biase ha inviato una lettera ai comuni di Chieti e Cepagatti, alla Regione e alla Sile Costruzioni, la ditta bergamasca proprietaria del terreno, ponendo una serie di paletti alla realizzazione dell'opera. La lettera è arrivata dopo la sollecitazione del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che aveva chiesto di attivare ogni utile iniziativa volta a interrompere ogni attività da parte della società Sile. Pescara Punto Zero e Archeo Club hanno anche ricordato come il Megalo già nel 2015 era stato inserito tra i 10 edifici più pericolosi d'Italia nel dossier effetto bomba di Legambiente. Aggiungere altro cemento lungo gli argini del fiume, secondo le associazioni, significa creare un effetto domino mettendo a repentaglio i comuni a valle, Pescara compresa. Adesso si continua in questa opera di stupro e di distruzione del territorio con la costruzione del Megalo 2, che è un problema non solo perché distrugge il tessuto economico del territorio, ma soprattutto perché va a sommarsi a un rischio, a una pericolosità che già è presente in maniera evidente sul fiume Pescara nella parte più antropizzata, cioè quella che ha le porte di Spoltore e che quindi arriva fino alla foce del fiume Pescara. Pescara Punto Zero e Archeo Club si dicono anche contrari alle vasche di laminazione, un progetto da 55 milioni di euro contenuto nel masterplan che, ricorda Giovanni Damiani, consente di contenere solo il 5% di un'eventuale piena del Pescara, che è il secondo fiume d'Italia sul versante adriatico dopo il Po. Bisogna capire che il fiume non è soltanto l'acqua che scorre, ma vive soprattutto della qualità delle sue sponde. Se noi queste sponde le asfaltiamo, le cementifichiamo, togliamo tutta la vegetazione, il fiume non può che peggiorare. E questa cosa che sto dicendo è alla base di uno dei parametri che l'Unione Europea e la legge nazionale, il decreto legislativo testo unico ambientale, raccomanda di considerare in tutte le valutazioni. Le vasche di laminazione possono risolvere? Servono a qualcosa? Ma le vasche di laminazione naturale le invadiamo con i megalò e poi ne costruiamo di artificiale, specie dei cittadini. Già questo dal punto di vista sociale è assolutamente inaccettabile. Dopodiché, se è vero che queste vasche riescono a contenere, secondo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, solo il 5% di un'alluvione, il 95% ce lo dovremmo beccare tutti quanti. E questo è un motivo aggiuntivo per dire mega no, non megalò. Cambiamo argomento, positivi i dati sull'occupazione in Abruzzo, dati Istat. Finalmente si torna ai livelli pre-crisi, oltrepassando la soglia dei 500.000 occupati. Resta però la problematica della precarizzazione del lavoro con le aziende che preferiscono di gran lunga rapporti di lavoro a tempo determinato. Vediamo. 512.000, questo è il numero magico che riporta l'Abruzzo oltre la soglia psicologica delle 500.000 persone occupate, soglia che dal 2008, anno benchmark pre-crisi, con i suoi 515.000 occupati non veniva superata. Se il numero assoluto è positivo, perché fa segnare più 27.000 unità rispetto al terzo trimestre del 2016, il dato non proprio esaltante arriva dalla lettura della qualità dei contratti, in maggioranza a tempo determinato. Come
sottolinea la CISL, il contratto stabile non sembra rientrare nei piani immediati delle aziende abruzzesi, perché solo 30 contratti su 100 saranno a tempo indeterminato. Una precarizzazione del lavoro, fenomeno per la verità non solo regionale ma globale, che indica come ci sia ancora tanta prudenza da parte delle imprese, che se da un lato cominciano a reinvestire nelle risorse umane, dall'altro manifestano incertezza nel futuro, soprattutto legata alle nuove norme di incentivazione del lavoro giovanile che il governo si appresta a mettere in campo. I dati dell'Istat relativi all'Abruzzo comunque si inseriscono nel più generale contesto di ripresa economica dell'Italia, tornata ad avere un deciso segno più sul PIL dopo anni di recessione prima e stagnazione poi. Secondo l'assessore regionale al bilancio Silvio Paolucci, il tasso di occupazione è salito al 59,2%, dato più alto degli ultimi 15 anni, unito al tasso di disoccupazione sceso al 9,7%, al di sotto della media nazionale, rispetto all'11,1% dello stesso periodo dell'anno scorso, con una riduzione di 1,4 punti percentuali, sono il segnale del buon lavoro del governo regionale fatto in questo campo. Paolucci sottolinea come ci si aspetti ancora un incremento occupazionale grazie al Masterplan, la cui piena concretizzazione conoscerà un'accelerazione decisiva nel corso del 2018 con l'apertura dei cantieri, il patto per lo sviluppo e attraverso l'ulteriore emanazione dei bandi per i fondi europei. Intanto la giunta regionale ha approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 che ora verrà vagliato dal Consiglio regionale. Nello specifico, per l'esercizio finanziario 2018, nel bilancio di competenza contenente i debiti e i crediti ancora non pagati o riscossi e quindi anche eventuali residui attivi o passivi, si prevedono entrate ed uscite pari a 6 miliardi e 400 milioni, mentre il totale generale delle entrate e della spesa del bilancio di cassa ammonta a 7 miliardi e 700 milioni. Il bilancio del prossimo anno beneficerà della cosiddetta norma Abruzzo, che consentirà il rientro dei debiti nell'arco di 20 anni. I sindaci di Altino e Fossa Cesia, in un vertice con la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nell'area frentana, la Ecolan, hanno chiesto tolleranza zero rispetto alle discariche abusive lungo la vallata del Sangro. Alla Ecolan è stata chiesta anche attività formativa per i cittadini. Vediamo. Se la multa comminata dal comune è superiore alle 50 euro, è la provincia di Chieti che la riscuote. Così le amministrazioni comunali perdono due volte, perché devono pagare le spese di smaltimento, spesso di rifiuti speciali, e bonificare le aree deturpate, con costi che lievitano anche fino a 5.000 euro. A segnalare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nell'area del Sangro, da Altino a Fossa Cesia, sono i rispettivi sindaci nella sede della Ecolan a Lanciano. Vincenzo Muratelli, in particolare, denuncia i furbetti che perseverano nella abbandono di materassi, vecchi mobili e computer nelle aree lungo il fiume. Enrico Di Giuseppe Antonio gli fa eco con i vacanzieri, ad esempio, che periodicamente svuotano le case alla marina. Ma mentre per il secondo è bastato l'intervento dei vigili urbani per ripristinare il senso civico, per il primo si è dovuti ricorrere alle indagini dei carabinieri, che sono risaliti agli autori, spesso residenti in comuni limitrofi. E corrono nuove spese per l'acquisto di fototrappole, mentre al presidente Massimo Ranieri i sindaci chiedono incontri tematici di educazione ambientale. Ci siamo fatti portavoce di un grido d'allarme che tutte le amministrazioni lanciano ai propri cittadini, perché insomma questi comportamenti si limitino il più possibile, perché questi comunque sono costi aggiuntivi che vanno a gravare sulle casse familiari e molto spesso determinano anche per i comuni esborsi economici veramente importanti. Crediamo fondamentalmente che questo fenomeno si possa combattere soprattutto formando le nuove generazioni a un senso di responsabilità maggiore rispetto a questo fenomeno che sta toccando livelli di inaccettabilità molto elevati. L'Aquila avrà il suo nucleo carabinieri tutela patrimonio. I militari troveranno spazio negli ex locali del distretto militare in pieno centro, un nucleo importantissimo che dovrebbe essere operativo dal 2022. Daniela Rosone. Anche l'Aquila avrà il nucleo carabinieri tutela patrimonio culturale, una presenza che sarà importantissima per una città ricca d'arte, di storie e monumenti. La notizia è stata annunciata nel corso della firma dell'accordo quadro tra Comune e Regione Demanio, che riorganizza sostanzialmente il patrimonio immobiliare del capoluogo di regione. Nella riorganizzazione delle caserme cittadine dunque avranno spazio anche i carabinieri del nucleo, un nucleo importantissimo in Italia che possiede una banca dati enorme in considerazione di tutte le opere italiane che sono a
disposizione anche delle altre forze di polizia. Il nucleo avrà la sede in pieno centro, nei locali dell'ex caserma di Amicis, un tempo distretto militare a San Berardino, locali ormai dismessi da un po'. Ci vorrà del tempo, ma questa di per sé è già un'ottima notizia. Negli stessi spazi, come annunciato nel Comune, ci saranno anche il segretariato regionale MIBACT e l'archivio di Stato. Si tratta di una scelta che per la città dell'Aquila avrà enormi ricadute, perché oltre all'arrivo dei carabinieri ci saranno anche le loro famiglie. Il sindaco ha già individuato soluzioni per permettere loro una certa stanzialità nella città dell'Aquila, mettendo a disposizione degli alloggi. In conferenza stampa è stata annunciata come data il 2022, non subito, ma considerando l'appalto pubblico, la procedura e i lavori, di certo prima non si poteva fare. L'organizzazione del nucleo carabinieri che si insedierà all'Aquila attualmente ha una sede centrale a Roma, il reparto ha competenze anche su Lazio e Abruzzo con sedi periferiche. I nuclei attualmente esistenti sono quelli di Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Monza, Ancona, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Udine e Venezia. Cambiamo argomento, sono 235.000 euro i fondi raccolti all'interno delle cooperative che a livello nazionale aderiscono alla Lega Coop, soldi che saranno distribuiti per iniziative cooperative nei territori del cratere sismico del 2016. Centro Italia Reload è il nome del bando presentato dal gruppo dei giovani cooperatori Generazione Abruzzo e Lega Coop Abruzzo. Il bando prevede un plafond di 235.000 euro raccolti tra le associate ed è finalizzato alla nascita di nuove cooperative nei 140 comuni inseriti nel cratere sismico del Centro Italia, di cui solo 23 sono in Abruzzo, sostenendo progetti di turismo, cultura, ambiente e agroalimentare con servizi innovativi per la collettività e portando avanti uno sviluppo sostenibile. La Lega Coop ha deciso di destinare questi fondi a cooperative di recente costituzione per finanziare una parte della fase di start-up e di sviluppo. In particolare si rivolge a quelle realtà giovani e meno giovani che rispondono, quindi danno una risposta concreta dopo il terremoto. Sono previste due possibilità: la prima è dedicata alla nascita di nuove cooperative di comunità, ovvero imprese costituite da cittadini e da altri attori locali per il miglioramento della qualità della vita e l'interesse generale della collettività. La seconda sezione è invece dedicata alle nuove imprese cooperative. Per quest'ultima opzione il bando scade il 31 di dicembre, mentre per la prima opzione il bando scade il 31 gennaio. In questo periodo Lega Coop Nazionale sta redigendo, anche in virtù delle brutte esperienze che alcune delle cooperative insomma hanno rappresentato, parliamo di mafia capitale, vogliamo proprio valorizzare ciò che invece rappresentano fondamentalmente le cooperative e il mondo della cooperazione. Cooperative che sono impegnate molto spesso nel sociale. Sì, le cooperative di servizi che si occupano di sociale sono tante e sono destinate a crescere, perché il nostro tessuto sociale diventa sempre più complesso. Abbiamo nella nostra regione sempre più anziani che appunto associano alla grande età anche dei problemi, spesso dei problemi fisici, per cui l'assistenza alla persona, l'assistenza all'anziano in particolare o al disabile diventa, come dire, un'occasione anche per nuovi posti di lavoro, che sicuramente questa white economy, che è rappresentata appunto dai servizi sociali, in Abruzzo è forte. Il sindaco di Villa Celiera, in occasione della giornata della legalità, ha voluto ringraziare i carabinieri, i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile, perché grazie al loro intervento si è riusciti a salvare la vita di alcuni abitanti in difficoltà. Ai militari e volontari sono state consegnate delle onorificenze. Il servizio di Vestina News. Sono state consegnate ieri a Villa Celiera, in occasione della giornata della legalità, le onorificenze a militari e associazioni di volontariato da parte dell'amministrazione comunale. A ricevere gli attestati sono stati il Comando Compagnia dei Carabinieri di Penne, la Croce Rossa, Comitato Locale di Pescara e la Protezione Civile 9, dopo gli interventi che gli stessi hanno effettuato durante l'anno sul territorio comunale di Villa Celiera, scongiurando il peggio in un territorio fortemente colpito dalle calamità e dalle criticità. Il primo intervento durante la nevicata dello scorso giorno
gennaio, salvando la vita ad una coppia di coniugi intossicati, la seconda un mese fa, quando una signora colpita da malore fu trasportata in tempi da record da una volante dei carabinieri al campo sportivo di Penne, dove ad aspettarli c'era l'eliambulanza impossibilitata ad atterrare nei pressi dell'abitazione. Questa era una giornata a cui tenevamo veramente in modo particolare, sia io ma soprattutto tutta l'amministrazione comunale, perché ripeto, il nostro paese è una piccola comunità e quindi volevamo veramente più per sia per dare una riconoscenza a questi, ai militari e ai volontari, ma soprattutto per dare, io l'ho voluto per dare rassicurazione alla nostra cittadinanza, per farli, perché noi con l'aiuto di queste persone possiamo sentirci più sicuri e soprattutto possiamo contare su persone che si mettono a disposizione per noi e quindi possiamo stare nel nostro paese, perché dopo quello che è successo l'anno scorso molte famiglie mi dicevano: guarda sindaco, l'anno prossimo noi ce ne andiamo, non vogliamo ritrovarci in una situazione. Invece no, io ho voluto questa giornata per rassicurarli, per dire che ci sono io in prima persona, ma ci stanno loro e quindi possiamo tranquillamente stare nel nostro territorio a cui siamo legati e siamo veramente innamorati del nostro paese. È giunto alla sua nona edizione il premio Annino di Giacinto, riservato a chi ha contribuito e contribuisce alla crescita della città di Teramo. Di Giacinto è stato un grandissimo ballerino teramano, scomparso prematuramente, ed ogni anno in suo onore vengono premiate personalità del mondo della cultura e del sociale. Tania Bonnici Castelli. Successo ed emozione per la nona edizione del premio Annino di Giacinto per il contributo alla crescita di Teramo. Un piccolo grande evento che vuole rendere merito a chi, in ambito culturale, sportivo, artistico, istituzionale, sociale ed economico, ha concorso e concorre alla crescita della città. La manifestazione, ideata da Marcello Schillaci, è nata nel 2009, ma già rientra a pieno titolo tra gli appuntamenti di spicco del calendario teramano. Il premio Annino di Giacinto è alla memoria di un noto danzatore che ha dato molto alla sua città e che, nonostante la prematura scomparsa, resta vivo nel ricordo di chi lo ha conosciuto. Il premio vuole testimoniare come tra chi abbia scelto di lavorare in provincia vi siano individualità che nulla hanno di provinciale e che però restano ben radicate nell'anima e nella cultura di Teramo. Per questa nona edizione sono stati dunque premiati per le istituzioni il Vescovo Michele Seccia, per la cultura il professor Simone Elso Serpentini, per la musica il maestro Andrea Castagna, per il giornalismo Filippo Lucci, presidente del Corecom, per il teatro Mauro Di Girolamo, per l'associazionismo la Corale Verdi, per lo sport la campionessa nazionale Gaia Sabatini, per l'artigianato Nadia Vampa. E il premio speciale in ricordo di Paolina D'Antonio, la mamma d'Italia, è andato a Grazia Maria Clemente. Un centinaio di presepi, visto che siamo in clima prenatalizio della tradizione napoletana e abruzzese, sono in mostra fino all'Epifania nel centro commerciale Universo di Silvi Marina. L'ingresso è gratuito, ma eventuali offerte saranno utilizzate per l'acquisto di macchinari del reparto UTIC dell'ospedale di Pescara. Al centro commerciale Universo di Silvi c'è questa bella mostra di presepi, un centinaio di pezzi, pezzi da collezione, tra l'altro di artigianato classico napoletano, con statue davvero preziose, ma anche alcuni pezzi di innovazione anche di artisti abruzzesi. Sono molto bravi d'altronde, fanno parte del nostro gruppo, che noi siamo un'associazione culturale, arte e cultura di Montesilvano, abbiamo parecchi aggregati e molti artisti, come vedete sono delle opere stupende, anche fatte da ragazzi e ragazze abruzzesi. Quindi siamo venuti qui al centro commerciale Universo, dietro richiesta della committente, l'ingegner De Eugenio, il quale è un amico oltretutto, ed è il primo anno che facciamo la mostra qui. Abbiamo sempre fatto in altri punti, l'anno scorso all'Arca, 2 anni fa lo stesso, poi alla Ternino, alla Warner e via discorrendo. Noi siamo nomadi. Quest'anno ci ha convinto l'ingegnere e stiamo qua. Tra l'altro il pezzo che vediamo alle nostre spalle è davvero particolare, perché? Questa è una collezione di un amico carissimo, che è fratello, napoletano, oltre 15-20 anni hanno questi pezzi qua, costosissimi oltretutto, presi a San Gregorio Armeno nel 98-99, ero presente anch'io all'epoca, e ogni anno ce li dà in mostra e noi facciamo godere
di questa bellezza straordinaria dei pezzi napoletani al pubblico abruzzese. Vogliamo ricordare che questa mostra è a ingresso libero, come e quando visitare? Sì, è ingresso libero, poi ci sono delle offerte a chi vuole, queste offertine poi andranno in beneficenza al reparto UTIC di Pescara del dottor Leonardo Paloscia, reparto di cardiologia. E ogni anno ci dedichiamo a questa situazione con lui, perché io sono un infartuato e ci tengo in modo particolare a continuare questa cosa per dare benessere a coloro che hanno il mio stesso problema. E Paloscia è stato lui a tagliare il nastro qui a inaugurare insieme all'ingegnere Rapposelli, ed è stata una cerimonia bellissima, parole stupende che ha detto. Siamo soddisfatti e contenti, speriamo, siamo aperti fino al 6 gennaio, quindi auguriamoci di fare un incasso decente per far sì che si possa comprare qualche attrezzatura importante per i reparti di cardiochirurgia. Ci spostiamo adesso a Lanciano, dove ci sono pareri discordanti sull'albero di Natale che troneggia in piazza Plebiscito, proprio davanti alla cattedrale della Madonna del Ponte. L'installazione ecocompatibile, fatta di pallet di legno, divide i cittadini frentani tra favorevoli e contrari. Vediamo. La semplicità, ok, però sinceramente qualcosa un po' più natalizio. Un po' più natalizio. Non fa Natale questo anno? No, francamente no. È una cosa nuova, non me l'aspettavo. Bisogna abituarsi. È una cosa incredibile, non ho visto mai una cosa simile, bellissimo. Complimenti alla città di Lanciano. Lei invece? Spettacolare, stupendo che riescono ad arrivare così in alto. Per quanto riguarda loro, l'incoronazione, per quanto riguarda l'albero? Originale. È particolare, direi che è molto particolare, ha ragione il vescovo, che segno dell'amore, almeno questo mi sembra, che sembra un amore per Lanciano, un amore per le nostre famiglie. Grazie. Lei invece, signora, le piace? È meraviglioso, commovente, veramente bello bello. Lei avrebbe gradito un albero tradizionale o va bene così? Va bene così, non lo so. Ci devo riflettere. Ci deve fare l'occhio. Ecco, bravo. Sicuramente è particolare. Sì, sì, però oddio, forse un po' più luminoso. No, più o meno questo, quello che si vedeva, questo ci si aspettava. Non avevo capito l'albero delle emozioni, speriamo che susciti emozioni veramente. A lei suscita qualche emozione? Al momento no, un po' darsi... Ci deve fare l'occhio. Facciamo l'occhio, ci facciamo. Ma la foto all'albero l'ha fatta? Che gli ne sembra? Oh, questo sembra il rogo che era in atto. Le parchie è una cosa, è una tradizione. Farà figlio Rumpetri. No, no, le farchie farà figlio Rumpetri. I fogoni. È una nostra tradizione. Fino ad oggi no, è ancora in atto nelle campagne, le cose. Ma questo è tecnologico, pesca le anime. Adesso una notizia, lutto in casa Ricci, perché nella mattinata di oggi è deceduta all'età di 97 anni Lea Perna, sorella di Fulvio Perna, fondatore del Trofeo Matteotti e madre di Renato Ricci, organizzatore di ben 22 edizioni della corsa ciclistica pescarese. I funerali si terranno domani alle 10 alla parrocchia Stella Maris alla Pineta di Pescara. E apriamo adesso la pagina di sport, perché alle 18 scende in campo il Pescara, lo farà il Manuzzi di Cesena. Si è aperta la 18esima giornata di campionato con l'anticipo Novara Cremonese, che è terminato 1-1 il vantaggio grigio-rosso con Scappini, e poi il pareggio a tempo praticamente scaduto con un'autorete di Clayton. Dunque pari tra Novara e Cremonese, che apre la 18esima giornata di Serie B. Alle 15 si disputerà Ternana-Parma, alle 18 appunto toccherà al Pescara, che sarà di scena all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Il Delfino
sfiderà il Cesena di Fabrizio Castori. Molto lunga la lista delle assenze tra i biancazzurri. Oltre ai lungo De Genti, non hanno recuperato Ganz, Campagnaro e Koulibaly. In extremis registrata anche la defezione del portiere Pigliacelli per un problema muscolare. Per Rotta è squalificato Brugman, ha un problema alla caviglia, ma quasi certamente ci sarà, altrimenti toccherà a Canutè. Brugman, peraltro, proprio ieri ha prolungato il contratto che lo lega al Pescara fino al 2022. Zeman si può consolare con il recupero di Coda, che giocherà al centro della difesa con Fornasier. L'ex Mazzotta tornerà sulla sinistra, mentre Zampano è favorito su Crescenzi per occupare la fascia destra. A centrocampo il Cesenate Doc, Valzania con Carraro e Brugman. In attacco certi Pettinari e Mancuso. Ballottaggio a sinistra tra Capone e Benalì. Direzione di gara affidata a Nasca della sezione di Bari. Poco meno di 500 i sostenitori biancazzurri attesi nell'impianto Cesenate. Noi ovviamente saremo in diretta questo pomeriggio con Diretta Stadio per raccontarvi proprio la partita dello stadio Manuzzi di Cesena, dove scende in campo il Pescara. Andiamo in casa bianconera adesso, perché nel Cesena ci sono tre assenze certe. Schiavone è infortunato per via della distorsione alla caviglia rimediata sabato scorso a Frosinone. Kupisch e Caccia sono squalificati, l'ex Cascione dovrebbe partire dalla panchina. L'altro ex Mussacone sta regolarmente in campo, in difesa spazio a Doncor. Nel 4-4-1-1 dei romagnoli, Laribi agirà alle spalle dell'unica punta, Iallo. Nella conferenza pregare il tecnico del Cesena, Fabrizio Castori, spende belle parole per Zdenek Zeman e spiega con quali armi cercherà di battere il Pescara. Lo ascoltiamo. Maestro, un monumento del calcio italiano, quindi per me è un onore affrontarlo. Ricordo ancora l'emozione che provai quando allenavo il Lanciano la prima volta che l'ho incontrato, lui con la sua Salernitana. È comunque sempre un onore affrontare un maestro di calcio come lui, che comunque mi dà la consapevolezza che è una partita dura, perché le sue squadre sono ben allenate, corrono, vorrei al giocare bene eccetera, però corrono molto, perché sotto l'aspetto fisico lui cura molto la parte atletica, e in questo io condivido in pieno. Quindi sarà una partita fra due squadre che corrono molto, secondo me. La squadra ha continuato con un processo di crescita importante, ma non si deve dare mai niente di scontato nel calcio, perché ogni settimana bisogna rinnovarsi nell'impegno, nelle motivazioni, nell'applicazione. Quindi questo è un errore. È un errore che io non commetto, cioè non mai dare per scontato nulla nel calcio. Così abbiamo sicuramente giocato una grande partita. La squadra, l'ho detto prima, meritava di vincere al cospetto quella che secondo me è la migliore squadra che c'è in questo campionato, la squadra più forte. Migliore no, la più forte. Come si batte? Bisogna fare una gran partita. Bisogna fare una gran partita con quelle che sono le nostre armi, non bisogna inventarsi nulla. Grande attenzione, ritmo, velocità ed esecuzione. Attaccare gli spazi a tutta velocità e essere bravi a tenere sempre la squadra corta. In Serie C domani sarà la volta del Teramo in casa contro il Fano alle 16:30. Assenti Caidi e Calore, squalificati. Amadio infortunato, il centrocampista non è stato neppure convocato. È convocato invece Fratangelo, che però ha un po' di febbre e le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore. Nel 3-5-2 il tecnico biancorosso Asta dovrebbe riproporre Varas, Mezzale, Pietrantonio sulla corsia Mancina. Tre giocatori si contendono due posti in attacco, Tulli, Barbuti e Foggia, anche se il primo è reduce da uno stato influenzale. Stamattina a conferenza stampa del tecnico Antonino Asta ci dice di più. Ania Cantagalli, vediamo. Importante scontro salvezza che si giocherà qui domani allo stadio Bonolis. Il Teramo riceverà il Fano, che ha vinto l'ultima gara nell'ultimo turno di campionato contro la Triestina e reduce quindi da un buon momento. Il Teramo invece nell'ultimo turno ha riposato, deve invertire la marcia soprattutto qui al Bonolis, visto le due sconfitte contro Gubbio e San Benedettese, anche perché proprio al Bonolis passa la salvezza della squadra di Asta.
Dobbiamo cercare di invertire la rotta più che mai. Anche coi parigini ce li teniamo stretti, ci mancherebbe, però dopo non risultano così ottimi se non sono coadiuvati da qualche vittoria. E adesso ci manca più che mai questa. E cercheremo di portare a casa l'intera posta sapendo che non sarà facile. Per quanto riguarda la formazione, dopo alcune prove di cambio di modulo, Asta sembra intenzionato a confermare il 3-5-2, ma con qualche cambiamento, ad esempio Varas che dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale di mezzala, e così Pietrantonio potrebbe essere impiegato al suo posto da tutta fascia a sinistra. Per quanto riguarda l'attacco, è ballottaggio a tre tra Foggia, Barbuti e Tulli, con quest'ultimo che però è stato poco bene negli ultimi giorni per uno stato influenzale. Il Teramo comunque dovrà rinunciare sia a Caidi sia a Calore per squalifica, con Milillo in pole position su Altobelli per sostituire appunto in difesa Caidi. Domani ancora di più mi aspetto e voglio da parte dei ragazzi una partita aggressiva, una partita che dal fischio d'inizio dell'arbitro fino alla fine sia una squadra che cerchi di pressare l'avversario in tutte le zone, ma non perché è una partita diversa dalle altre, perché ho visto il Fano una squadra di ottimi palleggiatori e noi dobbiamo essere molto bravi ad aggredirli, che le possiamo mettere in difficoltà. Facendo così evidenziamo anche di più quelli che sono i nostri pregi. Quindi mi aspetto veramente dire 11 leoni, non lo so, mettetela voi, 11 giocatori assatanati che vanno alla ricerca della palla per ripartire, per la riconquista immediata, ecco, qualcosa del genere. Andiamo in Serie D adesso, perché da qualche giorno è aperto il mercato e il secondo colpo per l'Avezzano, dopo l'arrivo di Lorenzo, anzi il ritorno di Lorenzo Di Curzio, è quello di Michele Bisegna. Si tratta di un altro ritorno, l'esterno che ha iniziato la stagione a Pineto torna in biancoverde e si dice felice di essere tornato proprio ad Avezzano, lo ascoltiamo. Non potevo resistere al richiamo dell'Avezzano, sono nato qua e non speravo di tornare. Da quando sono andato via è successo quello che è successo, poi ho sempre sperato di tornare e non vedevo l'ora. Adesso si è creata l'occasione e sono tornato. Ma un campionato molto equilibrato e sono veramente lusingato che l'Avezzano mi abbia richiamato, perché stanno facendo molto bene, so che mi inserisco in un gruppo molto, molto forte e spero di dare il mio contributo per arrivare il più lontano possibile. Sicuramente sarà un bel match, molto, molto agonistico, si affrontano due squadre che giocano bene e sicuramente hanno fame di vittorie tutte e due. Pineto viene da 3-4 pareggi consecutivi, quindi cercheranno la vittoria, e anche l'Avezzano cercherà sicuramente la vittoria per allungare e cercare di recuperare qualche punto dalle squadre che stanno sopra. Vuoi fare un appello per cominciare già dal match di domenica, dal derby contro il Pineto? Ma io penso che da tutte le parti il tifo è quell'arma in più che ti spinge a fare di più e a non mollare mai. L'appello non penso ci sia bisogno di farlo, perché Avezzano comunque vedo che è molto seguita, quest'anno è tornata più gente allo stadio e i tifosi stanno facendo molto bene anche grazie alla squadra, e quindi torna la gente allo stadio, è sempre un bel vedere ad Avezzano. Questo era anche il nostro ultimo servizio, la prima edizione termina qui. Per la seconda, qualche minuto prima delle 19, nell'intervallo di Cesena Pescara, un'edizione short, la seconda, per dare spazio alla gara del Manuzzi, dove scendono in campo proprio i biancoazzurri. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.